Benvenuti al secondo appuntamento del ciclo di webinar sul piano triennale per l'informatica 21-23, format e monitoraggio. Questo ciclo, come sapete, è inserito all'interno delle iniziative Agid Formez, PA, nell'ambito del progetto Informazione e formazione per la transizione digitale Italia Login, e nello specifico della linea 1 che si occupa della gestione della trasformazione digitale. Mentre vi collegate come al solito numerosi e vi ringraziamo per questa accoglienza, diciamo, alle iniziative di questo progetto, vi ricordo alcune piccole informazioni. L'attestato per questo ciclo di webinar, come di consueto, verrà inviato via mail alla mail che avete indicato nella pagina di Eventi.pa dedicata all'evento, a chi avrà partecipato a due dei tre webinar previsti. Con i tempi abbiate un po' di pazienza, perché siete veramente tanti e quindi al termine dei cicli, raccoglieremo le partecipazioni e man mano riceverete il vostro, attestato. Veniamo subito al programma dell'evento di oggi, che ha per titolo il monitoraggio del piano triennale, analisi, risultati, dashboard e indicatori. In questo secondo appuntamento incontreremo, dei relatori che già conoscete. Federica Ciampa di Agid, che saluto e vedo già collegata, che introdurrà Buongiorno. il tema del monitoraggio del piano triennale e ci illustrerà alcune principali novità. Proseguiremo con la comunicazione di Nicola Veglianti e Stelio Pagnotta, che approfondiranno il monitoraggio del piano triennale, illustrandoci il percorso e alcuni dati di sintesi. Termineremo con l'intervento di Daniela Romano, sempre di Agid, che proporrà una comunicazione dal titolo La dashboard, risultati, cruscotto e componenti tecnologiche. Al termine di tutti gli interventi, come nostra abitudine, ci sarà uno spazio dedicato alla risposta degli esperti alle vostre domande, che vi esorto fin da ora a porre all'interno della chat pubblica a voi dedicata, in modo che noi possiamo raccoglierle e proporle ai relatori di oggi. Ovviamente, se ci dovessero essere delle domande, diciamo, inevase, quindi a cui i relatori non riescono nel tempo a noi dato a dare una risposta, come di consueto le raggrupperemo, i relatori forniranno delle risposte scritte e le pubblicheremo comunque sulla pagina dedicata di Eventi.pa. Sulla stessa pagina trovate la registrazione, i materiali dello scorso evento e nelle prossime ore troverete anche le slide di accompagnamento alle comunicazioni di oggi e successivamente anche la registrazione dell'evento di oggi. Non mi resta altro che augurare un buon webinar a tutti e fare una brevissima prova a microfono. Federica, ci sei? Sì, buongiorno a tutti, grazie Teresa per l'introduzione. Quando volete iniziamo. Allora, possiamo iniziare, non rubiamo tempo ai relatori. Buongiorno. Allora, oggi abbiamo come tema, come diceva giustamente Teresa, un'introduzione e un aggiornamento sul sistema di monitoraggio del piano triennale. E come tutti sapete, il piano triennale è uno dei principali compiti affidati ad Agid dal CAD, dal famoso articolo 14 bis del CAD, che accanto all'aggiornamento periodico e alla elaborazione dei contenuti del piano stesso, prevede anche un'attività, un compito per Agid di monitoraggio e verifica delle attività svolte dalle amministrazioni e dei risultati raggiunti. Ora, questa attività è un'attività che ha richiesto, dal punto di vista del piano triennale, un avvio, in seconda battuta, perché che cosa è successo? Come penso tutti ormai sapete, la prima edizione del piano triennale, la 2017-2018, 19 ha portato proprio alla luce quella che era l'impostazione strategica del piano stesso e anche la successiva edizione sono servite per rafforzare questa fase di avvio.
Dalla terza edizione invece del piano triennale, cioè la edizione 2020-2022, è stato a quel punto possibile mettere a fuoco meglio gli elementi che dovevano andare a costituire il sistema di monitoraggio del piano stesso. Come diciamo, sì, diciamo ci sono anche delle novità che riguardano il monitoraggio in generale, delle novità di contesto che è bene tenere presente prima di scendere nel contenuto stesso del sistema di monitoraggio. Prima fra tutte, l'ultima edizione del piano triennale, la 21-23, se avete avuto modo di darci un'occhiata, introduce a quello che sarà il futuro anche del piano triennale, che dovrà sicuramente camminare di pari passo in maniera coordinata per supportarne l'attuazione a quella che sarà la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR. Già nell'edizione, qui scendiamo nel discorso del monitoraggio, già in questa edizione del piano triennale, l'ultima appunto la 21-23, è stato possibile allineare alcuni degli obiettivi e alcuni degli indicatori e ad alcune delle attività previste a quanto pianificato nelle schede progettuali del PNRR, in particolare per quanto riguarda il Single Digital Gateway, che è un'attività PNRR a titolarità AGID, ma anche per lo sviluppo e la messa in esercizio di alcune piattaforme abilitanti molto importanti, tra cui la PDND, una piattaforma digitale nazionale dati, ma anche la piattaforma notifiche digitali. Laddove quindi è stato possibile, avendo gli elementi a disposizione in fase di elaborazione del triennale 21-23, si è cercato una sinergia e anche come dire, un'opportunità attraverso il piano triennale, di far conoscere, far comprendere, i contenuti stessi del PNRR nella logica ormai consolidata di linguaggio e di struttura del piano triennale stesso. E questo sarà, diciamo, ciò che ci porteremo dietro, a livello di contenuto del piano triennale e di conseguenza anche a livello di monitoraggio. Un'altra novità che tutti ben conosciamo e conoscete, che avrà probabilmente un effetto o comunque sulla quale il supporto che può derivare dal monitoraggio dei risultati del piano triennale può avere, è per quanto riguarda un altro compito di recente affidato ad AGID dall'ultima revisione del CAD, ed è la famosa vigilanza sugli obblighi di transizione digitale prevista dall'articolo 18 bis. Su questa attività, diciamo, c'è già un regolamento elaborato da AGID su quale saranno, diciamo, sulla carta, sono state definite le fasi di questa attività, che si tratterà di un'attività di vigilanza attiva e strutturata, in coerenza con il nuovo mandato istituzionale, con lo scopo di, in qualche modo, assolutamente in maniera proattiva e di collaborazione, di supporto e di sostegno da parte di AGID alle amministrazioni che si trovassero in difficoltà rispetto a determinati adempimenti o obblighi previsti dal CAD, dalle linee di guida e dal piano triennale stesso. In questo contesto, da questo punto di vista, probabilmente già dalle prossime edizioni del piano triennale, si potrà pensare di fornire un supporto a livello di raccolta di dati e informazioni che permettano poi di definire con più precisione che quali attività di vigilanza, quali attività di vigilanza dare priorità e come realizzarle. Sarà sostanzialmente il monitoraggio del piano triennale una fonte
a livello di AGID di informazioni che chiaramente poi dovranno essere, come dire, il monitoraggio non è vigilanza, la vigilanza ha le sue ovviamente necessità, i suoi criteri per essere le sue fasi, insomma, per essere realizzata, ma sicuramente un quadro d'insieme potrà essere un punto di riferimento, potrà essere anche il monitoraggio del piano triennale. Allora, dicevamo, quindi in buona sostanza, di cosa si occupa quando si parla di sistema di monitoraggio del piano triennale? In realtà di che tipo di attività stiamo parlando? Stiamo parlando sostanzialmente di tre tipi di attività. La misurazione dei risultati conseguiti complessivamente a livello di sistema PA per la realizzazione di obiettivi fissati, quindi stiamo parlando all'interno del piano triennale, per ciascun capitolo ha i suoi obiettivi e a ciascuno degli obiettivi previsti sono collegati degli indicatori di risultato dei quali va monitorato il livello di conseguimento o di avvicinamento. L'altra attività di monitoraggio è un monitoraggio prettamente di verifica dell'attuazione, quindi monitoraggio dei risultati, monitoraggio di realizzazione delle linee di azione da parte delle diverse amministrazioni. In particolare, tenete conto che appunto questo sistema di monitoraggio è stato introdotto nell'edizione 2020-2022 del piano ed è quindi anche questo, come è stato piano stesso 6 anni fa, in fase di affinamento e di completamento. Per quanto riguarda l'attuazione delle linee di azione, l'attenzione di Agid in questo momento è focalizzata sulla realizzazione delle linee di azione della roadmap cosiddetta istituzionale in prima battuta, cioè la roadmap di attività i cui owner sono o Agid stessa o il Dipartimento della Trasformazione Digitale o altri soggetti istituzionali. Il terzo aspetto che a comporre il quadro del monitoraggio è l'analisi della spesa e degli investimenti, della progettualità delle amministrazioni in campo ICT, ovviamente delle amministrazioni centrali e locali, alla quale Agid dà contenuto attraverso la periodica rilevazione della spesa, di cui probabilmente qualcuno di voi ha già sentito parlare, anche perché abbiamo anche presentato in questa sede di webinar in collaborazione con Formex sia la struttura che i risultati, e che farà anche nel nuovo aggiornamento, quello della rilevazione 2021, sarà il contenuto del prossimo webinar. In questo modo la finalità ovviamente è quella di poter avere una visione d'insieme, una visione complessiva di come procede il processo di trasformazione digitale del sistema PA, chiaramente nel quadro di quello che è il modello strategico di evoluzione che era stato fissato all'inizio nel piano triennale, che ovviamente se tiene conto delle evoluzioni strategiche di contesto che man mano si realizzano. In questo modo, quando appunto tutti gli elementi del piano triennale saranno perfettamente in esercizio, e aggiungeremo dati e conoscenza al monitoraggio che è stato già avviato, sarà quindi possibile utilizzare questi dati e queste informazioni secondo una logica quindi di pianificazione data driven delle elaborazioni successive e gli aggiornamenti del piano triennale stesso. Quindi, ritornando e guardandola dal punto di vista degli elementi, degli oggetti, il monitoraggio del piano triennale prevede tre livelli: monitoraggio dei risultati, come dicevamo prima, attraverso che cosa? Attraverso la definizione di un set di indicatori, un set non eccessivamente corposo di indicatori chiamati risultati attesi per ciascuno degli obiettivi previsti all'interno del piano.
Chiaramente questi risultati attesi, questi indicatori di risultato devono avere prima di tutto un livello di coerenza adeguato con l'obiettivo specifico al quale sono collegati e soprattutto due caratteristiche molto importanti, misurabilità e sostenibilità. Devono quindi essere basati su metriche e fonti e source non solo conosciute, ma anche disponibili o comunque in fase di implementazione. Chi si occupa di monitoraggio e di indicatori sa bene che spesso la costruzione di individuazione o la costruzione di un indicatore perfetto dal punto di vista teorico, perfettamente rispondente all'obiettivo di conoscenza che si vuole ottenere rispetto a un certo obiettivo, a un certo risultato, spesso si scontra poi con una difficile sostenibilità, non perché l'indicatore non sia misurabile a livello teorico, ma perché è difficile, non sono disponibili metriche e fonti e source dei dati da cui attingere. E diventa quindi un lavoro nel lavoro che molti di voi probabilmente conoscono e che abbiamo cercato di evitare nel momento in cui abbiamo individuato queste metriche e questi indicatori, cercando di sfruttare il più possibile metriche e indicatori già in uso dal punto di vista della trasformazione digitale. E nelle disponibilità soprattutto di Agile e del Dipartimento per la raccolta dei dati. Il monitoraggio dei target, perché a livello di target annuali vediamo l'avanzamento e il conseguimento di questi risultati attesi, è arrivato al suo secondo giro di boa, quindi abbiamo completato la misurazione dei target a dicembre 2021. E siamo in fase di pubblicazione di questo risultato però su questi elementi non tolgo tempo all'intervento di Daniela che vi darà tutte le indicazioni, insomma, su come funziona l'esposizione dei dati relativi alla misurazione dei target. Per quanto riguarda, come vi dicevo prima, il monitoraggio di realizzazione delle linee di azione, quindi del roadmap in capo ai singoli owner, questa viene effettuata attraverso degli strumenti, delle checklist per valutarne il SAL, lo stato avanzamento lavori, su una determinata scala e sono quindi delle misurazioni prettamente qualitative, a differenza di quella dei risultati attesi, che sono prevalentemente misurazioni di tipo quantitativo. Da questo punto di vista, come output, come prodotto, che cosa abbiamo? Abbiamo collegata all'ultima release del piano triennale la disponibilità di un SAL che fa la sintesi appunto degli elementi emersi da raccolti attraverso questi strumenti di checklist, che è stato pubblicato sempre all'interno della pagina dedicata al sito triennale di Agid e che è disponibile e che dà quindi una panoramica complessiva sullo stato di attuazione delle linee di azione previste nel piano 2020-2022 a un anno, più o meno a un anno dopo, cioè al momento in cui è stata pubblicata la nuova release del piano stesso. Stiamo parlando, come vi dicevo prima, delle linee di azione in capo ai soggetti istituzionali. Per quanto riguarda il monitoraggio dell'andamento della spesa e degli investimenti, come vi dicevo già prima, è già disponibile e ne parleremo in maniera più approfondita nel prossimo incontro, il report sull'ultima rilevazione della spesa, quella realizzata nella seconda metà del 2021, sulla quale appunto ci sono una serie di riflessioni e di evidenze molto interessanti di cui ci parleremo. Chiaramente stiamo parlando in questo caso del lavoro che Agit fa su un panel specifico di amministrazioni, quindi non sono stime complessive, ci sono anche delle stime complessive sull'andamento della spesa e degli investimenti pubblici, ma la parte più analitica dell'analisi viene effettuata su questo gruppo di 76 PA panel. Allora, come funziona quindi poi nel concreto il
il monitoraggio dei risultati e il monitoraggio di realizzazione delle linee di azione. Bene, ricorderete tutti qual è la struttura dei capitoli del piano triennale. All'interno di ciascun capitolo vengono definiti gli obiettivi e per ogni obiettivo viene individuato, vi dicevo, un minimo, quindi parliamo massimo di 2-3 indicatori che abbiano quelle caratteristiche di sostenibilità e misurabilità che abbiamo detto prima, che vengono misurati ciascun indicatore attraverso la verifica di target annuali. Quindi nel piano triennale 2020-2022, in cui questo sistema di monitoraggio è stato introdotto, avevamo per ciascun obiettivo 2-3 risultati attesi, per ciascun risultato atteso 3 target annuali per il triennio di riferimento. E questo adesso poi arriveremo, scenderemo ancora, diciamo, più nel concreto quando parleremo dei target. Per quanto riguarda le linee di azione, esistono, come sapete, due roadmap, diciamo tra di loro concatenate di linee di azione per ciascun obiettivo. Ciascun obiettivo quindi presenta una scaletta, una pianificazione di attività dal lato istituzionale e una scaletta, un cronoprogramma, come lo volete chiamare, di attività dal punto di vista delle amministrazioni, di tutte le amministrazioni, in alcuni casi con delle specifiche, con dei specifici cluster. Quindi la verifica che si fa in questo caso è, rispetto ai tempi previsti, l'attività è stata conclusa, non è stata conclusa, è in corso o non è stata avviata. Queste, diciamo, sono le informazioni che al momento vengono raccolte. Quindi, per quanto riguarda il livello del monitoraggio dei risultati, ve lo riassumo, quali sono gli elementi che lo costituiscono? Gli obiettivi, i risultati attesi, che sono appunto misurati attraverso la definizione di target incrementali, quindi abbiamo un target iniziale e dei target incrementali rispetto alla baseline iniziale. Un set appunto di target, baseline più n target incrementali rispetto appunto al valore iniziale. Dato che stiamo parlando di target, come vi dicevo, annuali, e data la periodicità, diciamo, complessiva del triennio di riferimento a cui guarda ciascuna edizione del piano triennale, si tratta quindi una baseline, in questo caso, più 2 target annuali. Importante elemento che non vedrete esposto, ovviamente non si vede esposto nel piano triennale, è però la fonte di alimentazione che deve essere preventivamente individuata per la raccolta periodica di ciascun set di target. Quindi questo è, diciamo, un piccolo memo che spero vi possa essere utile. Allora, le baseline, parliamo delle be le, la baseline intesa come valore iniziale era quella inserita nel piano triennale 2020-2022 che faceva riferimento appunto al target 2020. Quindi, diciamo, come si dice a Roma, a bocce ferme, qual era la situazione rispetto a ciascuno degli indicatori. E la trovate a questo punto nell'edizione 21-23, esposta con la relativa misurazione che è avvenuta a fine 2020. Quindi nel corso del 2020, nel 2020 è stata identificata, a fine 2020 è stata misurata, nell'esposizione fatta all'interno del piano triennale 21-23 vedete appunto qual era la situazione 2020 come un elemento dato e quali sono invece le situazioni incrementali che si prevede di raggiungere, tenete conto dei tempi di stesura del piano triennale, a fine dicembre 2021, a fine dicembre 2022 e fine dicembre 2023 con relativi aggiustamenti quando necessario.
Quindi questo mi sembra che vi ho riassunto abbastanza tutto. Per quanto riguarda le linee di azione, quali sono gli elementi? Sono le checklist, è la scala di misurazione che si compone di diversi gradi per valutare per quello che è di fatto un indicatore binario, on-off, ce l'ho, non ce l'ho. L'ho fatto o non l'ho fatto, e che con la quale si permette di raccogliere anche di elementi a corredo, perché una situazione in cui la linea di attività non è conclusa ed è in corso può avere diverse motivazioni che si cerca di clusterizzare nel documento che vi dicevo che è esposto sul sito del piano triennale. Questo è uno spoiler velocissimo su quello che vedremo insieme la prossima volta, è la struttura del questionario di rilevazione della spesa, che prevede una prima parte di natura prettamente quantitativa, quindi la raccolta dei dati di spesa e sulle ripartita su modalità di utilizzo o meno dei canali di acquisto e negoziazione centralizzati, e una seconda parte più di carattere qualitativo, dove vengono raccolti elementi su alcuni aspetti specifici negli ambiti principali della trasformazione digitale dei servizi pubblici e comunque in generale delle pubbliche amministrazioni. Ed una dedicata sempre abbastanza di carattere qualitativo alla raccolta delle informazioni sulle principali progettualità delle amministrazioni e per evidenziarne la loro coerenza rispetto al modello. Ok, io ho finito e quindi vi ringrazio, rimango qui per domande e per le conclusioni e passo la parola a Nicola Viglianti. Buongiorno a tutti. Adesso andremo a guardare un po' più nello specifico quali sono le fasi che compongono questa attività di monitoraggio. Nello specifico possiamo vedere che l'attività si riconduce principalmente a tre principali step: quello di andare ad incontrare i referenti di ciascun capitolo del piano triennale, sia per quanto riguarda capitoli inerenti le componenti tecnologiche, sia quelle non tecnologiche. Andare a raccogliere e organizzare la sistematizzazione dei dati e infine esporre e divulgare i dati, fase cruciale che poi vedremo alla fine con la collega Romano. Anche per riprendere un po' il discorso riguardo per chi ha seguito il webinar della scorsa settimana, questa attività per la redazione del proprio piano è un'attività molto importante perché comunque funge da raccordo e da punto d'incontro tra le varie versioni e tra le varie edizioni del piano. Se infatti da una parte permette di andare ad esporre i risultati raggiunti e capire se si sono raggiunti gli obiettivi che si erano definiti nell'edizione precedente del piano, dall'altra, attraverso un'analisi dei SAL e una condivisione delle informazioni, permette anche di porre le basi per andare a definire quali siano gli obiettivi e i target attesi per il triennio successivo e quindi ad arrivare alla stesura del piano successivo, del triennio successivo. Come dicevo, la prima fase prevede di andare ad interrogare, ad andare a interfacciarsi con i vari referenti dei capitoli. Questo da un lato comporta sia la condivisione di informazioni attraverso gli attori interni della stessa agenzia, ad esempio di Agid, ma sia anche di interfacciarsi con attori esterni. Solo per fare alcuni nomi per questa edizione, ad esempio il Dipartimento della Funzione Pubblica o il Dipartimento della Trasformazione Digitale. Ovviamente per il monitoraggio di cui stiamo parlando e di cui successivamente vedremo i risultati, le scadenze che guidavano erano quelle del dicembre 2021, sia per quanto riguarda i risultati attesi, sia per riguardo alle linee di azioni. No. Ok, no, è saltata una slide, eccola qui. Come detto poc'anzi, la raccolta delle informazioni vede anche un'eterogeneità di dati e informazioni che vengono raccolte. Ci sono sia dati quantitativi che qualitativi, ovviamente la maggior parte ricadono nel primo aspetto, sono quantitativi. Altri invece sono puramente qualitativi, che possono andare dalla pubblicazione di gare, se sono state effettivamente pubblicate delle gare, o se sono stati effettivamente costruiti o consolidati degli indicatori. Lo vedremo poi successivamente nei target. Altra differenza che si pone durante questa attività
e di andare a definire effettivamente quali sono state le baseline, quindi misurarle per le situazioni note. Sapevamo da che punto partivamo, quindi andare a valutare qual è stato l'incremento per far diventare poi questa la nuova baseline per il triennio successivo, oppure andare a scoprire delle situazioni non note, quindi sostanzialmente nuove, e per la prima volta individuare il punto di partenza, quale sarà l'input iniziale per poi andare a misurare l'incremento degli anni successivi. Ovviamente quello che cambia è anche la source, la fonte in cui andare a reperire queste informazioni. Possono essere open, oppure è necessario sviluppare alcune elaborazioni dei dati perché sono interne alle diverse agenzie e quindi non primariamente individuabili, ma sono necessari degli approfondimenti e delle elaborazioni. Come detto, lo scopo finale di questo, da un lato, è quello sia di porre le basi per il nuovo piano, ma anche quello di esporre effettivamente e dare evidenza di ciò che si è fatto, di ciò che si è raggiunto e perché no, in alcuni casi anche dare evidenza di quello che non è stato raggiunto. Per farlo, in questa seconda, c'è stato l'aggiornamento del sito, lo stiamo aggiornando, nei prossimi giorni verrà dato online, quello che vi farà vedere la collega Romano è un'anteprima. E che prevede anche la creazione di dashboard e un'area dati dove poi le amministrazioni potranno avere a disposizione in formato aperto i dati raccolti. Come detto, l'attività di monitoraggio funge da raccordo e la cosa importante è che per come sono costruiti e quindi l'individuazione di baseline e l'associazione di una logica rolling del piano, quindi di aggiornamento anno su anno, prevede anche la possibilità di intervenire tempestivamente qualora ci fossero dei cambiamenti normativi, organizzativi o di scenario complessivo, di andare a intervenire a fare delle correzioni per il triennio successivo. Quindi no, ciò non vieta che una volta monitorato il risultato, in questo caso nel 2020 abbiamo individuato una baseline, aggiornare eventualmente per le eventuali novità e poi andare a misurare i target per l'anno successivo. Questo non solo per quello che riguarda un aggiornamento della catena obiettivo, risultato atteso o target che avete visto precedentemente, ma anche andare ad aggiornare le singole linee d'azione a capo sia dell'amministrazione, cioè di Agid e degli altri organi istituzionali, sia quelle in capo alle amministrazioni pubbliche. Ora faremo un velocissimo excursus, anche per questione di tempo, per quali sono gli obiettivi di ogni capitolo del piano triennale, dando una visione d'insieme dei circa 30 risultati attesi che prevedevano una misurazione di target a fine 2021, che poi vedrete nel dettaglio, come detto, alla fine con la collega. Premessa per il capitolo 1, cioè i servizi, e solo per una questione di tempo, solo per i servizi, avremo anche una slide di approfondimento per darvi proprio evidenza di come è costruita questa catena. Obiettivo, risultato atteso e target. Per gli altri invece ci limiteremo a una visione d'insieme per poi andare a vedere i risultati raggiunti. Iniziamo dal primo livello del modello strategico, del piano triennale, ovvero i servizi. Ovviamente in un contesto digitale è auspicabile che cittadini, imprese e le altre amministrazioni utilizzino sempre di più i servizi digitali. Per far ciò è necessario che essi siano migliorati continuamente. E per questo l'amministrazione ha l'obiettivo di aumentare l'accessibilità dei servizi, migliorare l'esperienza d'uso e, perché no, avere anche la capacità di generare ed erogare servizi digitali nuovi, anche per andare incontro a dei principi guida del piano triennale, che sono ad esempio appunto sviluppare servizi inclusivi e accessibili, la user centric, scusate andare attraverso la saliva, e il digital mobile first. Ora, per fare questo, quali sono le attività imprescindibili, o meglio, quelle che hanno lo scopo di arrivare a questo obiettivo? Un utilizzo più consistente di soluzioni software as a services, un'adozione di modelli e standard già condivisi e utilizzati, questo anche attraverso modelli come attraverso strumenti di condivisione come Forum PA, Developers Italia o Designers Italia. Un costante monitoraggio da parte della PA dei propri siti,
anche attraverso lo strumento di Web Analytics Italia, che è una piattaforma che consente il miglioramento continuo dell'accessibilità dei servizi attraverso lo studio di indicatori statistici, e anche l'incremento del livello dell'accessibilità e quindi di verificare il livello di conformità alle linee guida dell'accessibilità dei servizi digitali della PA. Non da ultimo, anche diffondere il modello di riuso di software tra le amministrazioni, perché questo lo vediamo adesso nel dettaglio. Come potete vedere, il risultato atteso è appunto la diffusione del modello di riuso di software, ma anche il rilascio open source di alcuni software. Questo per anche venire incontro a quello che viene definito e programmato nel CAD, quindi per l'articolo 68 e 69 del codice, in cui le amministrazioni, durante la loro analisi comparativa delle soluzioni disponibili, oltre a poterlo sviluppare autonomamente, hanno anche la possibilità, e anzi è una quasi necessità, se possibile, di andare ad utilizzare il software sviluppato da altre amministrazioni. Qualora l'amministrazione decida di svilupparlo autonomamente, ha l'obbligo di renderlo accessibile in codice aperto alle altre amministrazioni. Un altro livello del modello strategico sono i dati. Perché questo? Per garantire dei servizi adeguati che possono essere utili sia ai cittadini sia alle imprese, bisogna anche fare in modo che ci sia una valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. In questo caso, gli obiettivi appunto sono quelli di aumentare la qualità dei dati e dei metadati e di aumentare anche la condivisione e l'utilizzo dei dati. Qui la parola fondamentale è interoperabilità, sostanzialmente consentire l'interoperabilità tra le varie banche di informazioni delle amministrazioni, tant'è che un asset fondamentale in questo lo giocano le banche di interesse nazionale, come definito dall'articolo 60 del CAD. Un altro layer importante sono le piattaforme. Un altro livello importante sono le piattaforme. Il piano, nello specifico, da una parte incentiva lo sviluppo di nuove piattaforme, che possono essere INAD, la piattaforma notifica dati, notifiche digitali, la piattaforma digitale nazionale dei dati, che hanno dei target a 2022-2023, e invece per quest'anno, e quindi che avevano target con misurazione al 2021, avevano l'obiettivo di andare a consolidare altre piattaforme già in essere, di diffonderle maggiormente. Come potete vedere, erano il fascicolo sanitario elettronico, l'aumento dei servizi delle amministrazioni servite da noi PA, l'utilizzo e l'autenticazione di SPID e CIE, o la piattaforma PagoPA. Poi, per citare quella più nuova, tra virgolette, è anche l'incremento dei servizi presenti sulla piattaforma IO, che dovrebbe diventare l'unico punto di accesso mobile per tutti i servizi locali e nazionali. Tutto ciò come si regge? Si regge anche attraverso delle infrastrutture che devono diventare sempre più energicamente efficienti, resilienti e sicure. Questo porta ad un processo di razionalizzazione, che avranno target non per il 2021, ma per i prossimi anni, mentre per il target 21 siamo andati a misurare aspetti inerenti più alla connettività, ovvero all'adesione alle offerte MEPA da parte delle amministrazioni locali, e alla definizione di un modello di connettività in ambito SPC. Non da ultimo l'interoperabilità, che è uno dei livelli trasversali al modello strategico di Agid. E torna qui il tema dell'interoperabilità, da questo punto di vista non semantico come poteva riguardare i dati, ma da un punto di vista tecnico, e quindi dare maggior risalto alle API e alla PDND, che saranno appunto fondamentali per svolgere l'interoperabilità tra le varie banche dati delle amministrazioni e concretizzare effettivamente quello che è uno dei principi cardine del piano triennale, cioè il principio One Solly, in cui appunto le amministrazioni devono evitare di andare a chiedere a cittadini e imprese informazioni che hanno già a disposizione. Altro tema trasversale al modello strategico è quello della sicurezza. Diventa sempre più importante. Nell'ultimo periodo è stato ulteriormente enfatizzato sia dagli investimenti al PNRR, dagli investimenti e dalle riforme previste nel PNRR, sia la costituzione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Sostanzialmente
Per quanto riguarda i target che siamo andati a misurare alla fine dell'anno, alla fine del 2021, i cardini, che poi sostanzialmente su quale si regge effettivamente il tema della sicurezza, uno è tecnologico, dall'altro non possono mancare le competenze. Per quanto riguarda le competenze, si è andato a guardare soprattutto il livello di Cyber Security Awareness degli RTD e dei loro uffici, per sapere quanto sono consapevoli delle minacce e quali sono gli strumenti a loro disposizione per fronteggiarle. Da un punto di vista tecnologico, siamo andati a vedere l'adozione del protocollo HTTPS only e la vulnerabilità dei content management system, perché qui l'obiettivo sostanzialmente, alla fine, il primo punto di accesso con l'amministrazione pubblica sono i siti istituzionali, e quindi l'obiettivo è quello di andare a identificare un livello omogeneo di sicurezza. Passiamo adesso ai due capitoli che sono meno non tecnologici sostanzialmente, ma di uguale importanza, che aiutano a governare la trasformazione digitale nella pubblica amministrazione. Da una parte troviamo le leve per l'innovazione, che pongono l'accento anche qui sulle competenze. Le competenze non solo dei cittadini, per quanto riguarda le competenze di base o il miglior utilizzo dei servizi digitali delle amministrazioni, quante volte lo utilizzano, ma anche le competenze, il rafforzamento interno delle competenze dell'amministrazione pubblica, che passa sia attraverso l'utilizzo di webinar, sia anche attraverso self-assessment, sia anche alla partecipazione di iniziative per le competenze digitali per la PA, la piattaforma del Dipartimento della Funzione Pubblica, per andare a seguire iniziative che abbiano sia tematiche molto verticali, come possono essere l'accessibilità o ancora una volta la sicurezza, o magari più rivolto agli RTD, a temi che possono aiutarlo a gestire maggiormente progetti ICT e tutto il periodo di trasformazione digitale. Altre leve, altri strumenti identificati per sviluppare l'innovazione sono quelli appunto degli appalti di innovazione, in cui c'è l'auspicio che possano partecipare a una platea allargata, quindi non solo le grandi imprese, ma anche le PMI, le start-up, le università, i centri di ricerca, in modo tale che ci sia una maggior diffusione di innovazione anche attraverso il paradigma dell'open innovation, e un incremento del livello della trasformazione digitale attraverso le gare strategiche, che hanno il duplice scopo sia di andare a definire delle componenti base su cui possano poi essere sviluppati servizi più facilmente e anche più efficienti, e anche aiutare le amministrazioni a usufruire, a stipulare dei contratti con degli obiettivi più possibili vicini a quelli del piano triennale. Infine, appunto, come diciamo, a governare la trasformazione digitale, si ribadisce ancora una volta la centralità della figura del responsabile della trasformazione digitale, perché non è solo una figura di raccordo tra il territorio, l'amministrazione e l'amministrazione e le agenzie, che possono essere Agid o il Dipartimento della Trasformazione Digitale, ma anche sostanzialmente perché funge da figura, passatemi il termine, da evangelist della digitalizzazione all'interno dell'amministrazione. Deve fungere da promotore, da sviluppo della digitalizzazione della propria amministrazione, anche attraverso la condivisione di esperienze e documentazione con gli altri RTD, magari facendo anche parte della community degli RTD. Infine, il rafforzamento del livello di coerenza, di raccordo della programmazione ICT della PA con il piano triennale. Come lo facciamo? Sostanzialmente avete vissuto in prima persona quelli che sono stati i target, cioè sostanzialmente una volta la definizione del fare il monitoraggio e consolidare il format del piano triennale, sostanzialmente che abbiamo visto nello scorso webinar, con l'obiettivo appunto di uniformare il più possibile le azioni delle amministrazioni, uniformarle a piano triennale, per avere degli obiettivi comuni e a misurare gli obiettivi dell'amministrazione e, se necessario, andare ad attivare delle azioni correttive qualora ce ne fosse la necessità. Questo che abbiamo visto è stato un rapido excursus di quelli che sono sostanzialmente circa 30-35 risultati attesi, per cui era prevista una misurazione a dicembre 2021. Adesso con il mio collega Pagnotta andrete a vedere nel dettaglio non i risultati attesi, ma bensì le linee d'azione che accompagnano il raggiungimento di questi obiettivi. Ciao, grazie Nicola, buongiorno a tutti. Diciamo che in questa parte di webinar andremo ad analizzare, appunto, come diceva Nicola, un po' più nel dettaglio il tema delle linee d'azione.
Come ha detto Federica all'inizio, tra gli elementi che caratterizzano il monitoraggio, oltre alla misurazione dei risultati attesi, c'è anche una diciamo, analisi sull'attuazione delle linee d'azione. Probabilmente per chi conosce il piano triennale, diciamo che le linee d'azione rappresentano in qualche modo l'elemento più impattante nella logica, nell'ottica della pubblica amministrazione, poiché rappresentano effettivamente delle indicazioni operative delle attività concrete che da un lato i soggetti istituzionali, quindi Agid, il Dipartimento, PagoPA, SPA, quindi tutti quei soggetti titolari di, diciamo, della governance della trasformazione digitale o comunque di progetti di trasformazione digitale devono porre in essere, ma il piano triennale prevede anche specifiche linee d'azione a carico delle pubbliche amministrazioni e quindi è chiaro che per le pubbliche amministrazioni le linee d'azione risultano essere particolarmente impattanti. Come ha anticipato Federica, in questa fase il monitoraggio delle linee d'azione è relativo alle linee d'azione di carattere istituzionale, quindi quelle a carico di Agid, del Dipartimento della Trasformazione Digitale, di PagoPA, del Dipartimento della Funzione Pubblica, ed è un monitoraggio che viene, come ha detto Nicola, effettuato sulla base di checklist che vengono fornite ai diversi referenti. All'interno del piano, come sapete, le linee d'azione sono connesse a ciascun obiettivo. In ogni capitolo del piano, sono previste due specifiche sezioni, cosa devono fare Agid e cosa devono fare le PA, e in ognuna di queste sezioni, sono indicate linee d'azione, legate agli obiettivi che ha raccontato finora Nicola. Diciamo che, è importante sottolineare, che diciamo, anche le linee d'azione, come il resto del piano triennale, come elemento, ha subito nel corso del tempo un'evoluzione. Chi ricorda le prime edizioni del piano triennale, sa che, in passato avevano una struttura diversa. Da partire dal piano 2019-2021, le linee d'azione hanno assunto una struttura, diciamo che, come vedete in questa slide, rappresentano delle vere e proprie checklist, delle vere e proprie roadmap organizzate da un punto di vista temporale. Quindi diciamo che vedete diciamo, l'esemplificazione visiva di quello che dicevo prima. In questo caso l'esempio è del capitolo 6 dedicato alla sicurezza informatica. Da un lato c'è cosa deve fare Agid, e sono indicate le azioni legate all'obiettivo 6.1, che è quello di aumentare la consapevolezza del rischio cyber. Come vedete, all'interno del piano 2021-2023, sempre nell'ottica di favorire, ovviamente, da un lato il monitoraggio, dall'altro semplificare la lettura per le amministrazioni, abbiamo scelto di mantenere, da un punto di vista redazionale, le linee d'azione concluse, che quindi ritrovate in uno specifico box. Ovviamente, quando parliamo di linee d'azione concluse dal punto di vista istituzionale, facciamo riferimento a delle linee d'azione che hanno raggiunto, insomma, il proprio obiettivo per cui è stato rilasciato un output. Dall'altro lato, nella parte destra della slide, vedete invece un'esemplificazione di linee d'azione a carico delle pubbliche amministrazioni. In questo caso è interessante evidenziare, non tanto nell'ottica del monitoraggio quanto proprio da un punto di vista della lettura del piano, come vi siano delle linee d'azione che hanno come riferimento temporale un DA, altre linee d'azione hanno come riferimento temporale un ENTRO. Leggo la prima, per esempio: le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far riferimento alle linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT. Ovviamente in questo caso il DA che cosa vuol dire? Che le pubbliche amministrazioni dovranno sempre far riferimento a queste linee guida e non c'è una scadenza, chiaramente, finché le linee guida rimangono in vigore. Un aspetto da sottolineare, sempre rispetto alle linee d'azione, che nel piano triennale
c'è uno specifico capitolo, il capitolo 9, che si chiama Indicazioni per le PA, e in cui vengono, diciamo, sostanzialmente fornite delle semplificazioni, visive, delle vere e proprie viste, sulle linee d'azione che le pubbliche amministrazioni devono porre in essere. Queste viste sono suddivise per tipologia di PA e per annualità. Quindi, se andate nel capitolo 9 del piano triennale, vedrete, delle vere e proprie infografiche con l'indicazione di, azioni che devono essere fatte da tutte le amministrazioni, da amministrazioni centrali, da amministrazioni locali, suddivise per annualità. In questo slide ho riportato un esempio, di questa infografica. Nella slide ovviamente non si vede benissimo, proiettata, chiaramente nel piano triennale la visibilità è migliore. E come vedete, per ciascun capitolo, sono indicate in questo caso le azioni che tutte le amministrazioni, devono porre in essere. L'elemento, diciamo, di novità, nel piano 2021-2023, come ha già anticipato anche Federica, che è rilevante anche dal punto di vista del monitoraggio, è il documento che abbiamo pubblicato a margine della pubblicazione del piano triennale sullo stato di attuazione delle linee d'azione. Ovviamente, diciamo, ci siamo resi conto che era diciamo, molto importante per le pubbliche amministrazioni rispetto ad un documento che è rolling, avere una visione di sintesi delle linee d'azione. Che in qualche modo andavano a, diciamo, a riporto tra una versione e l'altra del piano, e quindi di avere una comparazione delle diverse linee d'azione rispetto alle precedenti edizioni. Per cui questo documento, che è disponibile sul sito AGID, nella sezione dedicata al piano triennale, sostanzialmente, diciamo, che cosa fa? Partendo da tutte le linee d'azione presenti nel piano, va per ognuna ad attribuire lo stato di attuazione. Quindi abbiamo linee di azione concluse, ed in questo caso per le linee d'azione è molto, diciamo, per le linee d'azione concluse, l'aspetto importante da sottolineare è che viene indicato l'output, o comunque vengono indicati dei riferimenti informativi sull'output. Quando parlo di indicare l'output, chiaramente laddove vi sia un output materiale, c'è cioè uno specifico hyperlink al documento rilasciato, al progetto posto in essere, alla piattaforma messa online, al sito messo online e così via. Chiaramente ci sono poi delle azioni che vengono indicate come in corso. In questo caso perché? Perché, come dicevo, può capitare che in un documento che ha durata triennale, ma che viene aggiornato annualmente, alcune delle azioni avessero una data di scadenza successiva alla pubblicazione del nuovo piano. Ci sono poi altri due punti importanti: le azioni ripianificate o riformulate. Quando parliamo di azioni ripianificate, facciamo riferimento ad azioni per le quali solo la data è stata ridefinita. Chiaramente, perché la data può essere ridefinita? Perché ci sono perché ci sono state delle modifiche normative, perché ci sono state delle diverse scelte progettuali, banalmente anche perché ci sono stati dei ritardi. E lo stesso discorso può accadere nel caso in cui l'azione venga riformulata. In questo caso, diciamo che sostanzialmente i contenuti vanno a toccare comunque quell'ambito, ma vengono riformulati perché sono mutate, ad esempio, le esigenze progettuali, o perché anche in questo caso potrebbe essere intervenuta una modifica normativa che ha fatto sì che un determinato progetto, che una determinata attività venga svolta in maniera parzialmente differente. E ci sono poi tutta una serie di linee d'azione nuove che non erano presenti nel precedente piano. Come dicevo, questo documento riteniamo si tratti di un documento utile che semplifichi la lettura delle pubbliche amministrazioni e che chiaramente rappresenta un pezzetto di monitoraggio per quanto riguarda lo stato di attuazione delle linee d'azione, laddove chiaramente l'altro pezzo è l'esposizione all'interno del sito di monitoraggio che vedrete tra poco con la collega Daniela Romano.
Proprio perché all'interno del sito di monitoraggio, nell'aggiornamento, proponiamo anche una vista di sintesi sul numero di azioni concluse, sul numero di azioni in corso, e in questo caso sul sito di monitoraggio però indichiamo soltanto gli output delle azioni concluse. Quindi diciamo che vanno letti in maniera in qualche modo coordinata per avere tutte le informazioni rispetto allo stato di attuazione delle linee d'azione. Qui avevo riportato esemplificativamente uno screenshot di documento che comunque ritrovate sul sito Agid. Ora, appena finisco di parlare, vi inserisco il link. E, come dicevo, quindi sostanzialmente adesso con la collega Daniela Romano andrete a vedere nel dettaglio cosa esponiamo sul sito, partendo quindi da quanto detto finora, ovvero che stiamo procedendo ad una misurazione da un lato dei risultati attesi sulla base di target annuali, dall'altro valutiamo lo stato di attuazione delle linee d'azione secondo una logica, quindi on-off di fatto, non fatto, rispetto all'output previsto dalla linea stessa. Quindi adesso do la parola a Daniela che vi mostrerà in concreto il sito, quindi quello che esponiamo, e anche un po' di anticipazioni sui numeri. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora sì, intanto ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto e dico che appunto adesso vedremo qualcosa che preciso subito è in anteprima, esclusiva per questo webinar, nel senso che mostreremo le immagini del sito così come lo stiamo aggiornando, ma se andate online, il sito è quello già lanciato l'anno scorso, monitoraggiopianotriennale.italia.it, trovate ancora i dati dello scorso monitoraggio, del monitoraggio dell'anno precedente. Potete forse, ecco, guardando questa schermata, per chi magari già l'anno scorso o ha partecipato a qualche altro webinar o comunque aveva avuto già modo di prendere confidenza con questo sito, la schermata iniziale rimarrà sostanzialmente la stessa. E in questo sito cosa troviamo? Troviamo l'esposizione di questi dati di monitoraggio di cui hanno già parlato i miei colleghi nei loro interventi, esponendoli anche da un punto di vista, diciamo così, grafico, cercando di ridare l'informazione raccolta in maniera a volte anche più immediata. Mi scuso in anticipo se ci sono dei refusi che magari potete già intravedere nel testo, ma appunto si tratta di una versione ancora non rilasciata, è probabile che avverrà nei giorni immediatamente successivi a questo webinar. Non mi dilungo su che cos'è il monitoraggio, perché già ne abbiamo parlato. Ovviamente qui nell'home page è possibile ovviamente fare un breve riepilogo di quello che è il motivo per cui si fa questo monitoraggio. Sulla parte destra troviamo ovviamente il modello del piano, per cui con tutti i vari layer che verranno appunto analizzati e che vengono monitorati. Ed è possibile trovare sempre in home page, diciamo, quello che è il criterio di misurazione dei risultati attesi. Per cui, fermo restando che abbiamo già chiarito cosa sono i risultati attesi, abbiamo pensato graficamente di rendere immediatamente l'informazione attraverso questo sistema in questo caso delle stelline colorate, per cui diciamo sulla base di quelle che poi vedremo sono state le percentuali di raggiungimento dei vari obiettivi sotto ciascun capitolo, perché sotto ciascuna card, perché all'interno dell'home page ci sono delle brevi card riepilogative per ciascun capitolo dove viene esposta per l'appunto la percentuale e diciamo, accompagnando il numero anche con questa rappresentazione grafica delle stelle. Allora, la diciamo, novità rispetto a quello che in questo momento è presente sul sito e quindi a quella che è stato il rilascio del sito nell'anno precedente è che diciamo, quest'anno ci sarà, ma questo l'hanno già anticipato i colleghi, ci sarà la dashboard di monitoraggio comprende anche il monitoraggio delle linee d'azione, cosa che invece l'anno scorso ancora non avevamo implementato. L'anno scorso, e questo lo potete vedere online in questo momento, diamo conto di quello che è stata la
percentuali di raggiungimento o comunque il modo in cui sono stati raggiunti diciamo, i target previsti per ciascuna area, ma non diciamo, l'attuazione o meno di una. La conclusione o meno, l'attuazione o meno di una di qualcosa che fosse scritto nelle linee d'azione. Ovviamente è preciso che anche nelle slide che vedremo a seguire si tratta, cioè all'interno del sito troverete, ovviamente in questo momento non è disponibile, ma ci sarà poi una sezione dedicata agli RA dell'annualità 2020, quindi il monitoraggio dello scorso anno. E poi ci sarà tutta una sezione nuova appunto sugli RA del 2021, dove vengono esposti, questo lo preciso, gli obiettivi e di conseguenza gli RA che prevedono in questo caso dei target al 2021, laddove ci fosse invece un obiettivo e quindi un conseguente RA che non prevedeva target al 2022 non viene esposto graficamente. Allora, questa è la sintesi, le cosiddette card che vi dicevo che saranno presenti in home page in cui noi ritroviamo i layer del piano triennale con appunto le percentuali di raggiungimento degli obiettivi e di conseguenza appunto poi questo criterio delle stelle colorate per specificare e dare ulteriormente diciamo l'informazione su appunto sulla percentuale, sul modo in cui sono stati raggiunti i risultati previsti. E adesso entreremo capitolo per capitolo a vedere appunto cosa è stato realizzato e cosa no. E in generale, diciamo, a parte appunto il capitolo infrastrutture, poi vedremo perché, e il capitolo governance, gli altri hanno percentuali altissime, come potete vedere 4 layer su 7 in questo momento hanno il 100% di realizzazione dei risultati attesi. Allora, partiamo dal capitolo servizi. Allora, questo, diciamo, per chi ovviamente conosce il sito, magari sarà anche una riproposizione di qualcosa di già noto, ma diciamo, all'interno di ciascuna pagina relativa ai vari layer, noi ritroveremo la percentuale complessiva del layer, ma ritroviamo anche una percentuale che fa riferimento ai singoli obiettivi. E poi avremo queste due sezioni, target raggiunti e target in corso, in cui diamo conto appunto di quella che, del fatto che un certo target sia stato raggiunto oppure no. Prendiamo il caso del capitolo servizi, ma lo vedremo anche con i capitoli successivi. Nel caso del capitolo servizi, e per quanto concerne l'obiettivo 1.1, quindi il migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali, sono stati pienamente raggiunti quelli che sono i target relativi appunto all'ampliamento dell'offerta del catalogo dei servizi cloud, praticamente sarebbe l'RA 1.1c, e quelli che sono i target relativi alla diffusione delle attività di monitoraggio, di fruizione dei servizi digitali da parte delle pubbliche amministrazioni. Tra quelli invece, tra i target che invece troviamo in corso, e questo determina il fatto che non abbiamo il 100% su questo obiettivo, c'è diciamo, il parziale raggiungimento dei target relativo al livello di diffusione del modello di riuso del software e all'incremento dell'adozione del programma di abilitazione al cloud. Quindi 70% sull'obiettivo 1.1. Sull'obiettivo 1.2 invece è stato raggiunto il 100%, quindi ciò significa che i target appunto, che erano stati proposti all'interno degli RA dell'obiettivo 1.2 sono stati tutti pienamente raggiunti. Non mi dilungo perché vi abbiamo già accennati quali erano gli RA. In questo caso, come vedete, la parte destra della diciamo la card sui target in corso è totalmente vuota, appunto dal momento che tutti i target sono stati raggiunti. E quindi si riproporrà ogni qualvolta, diciamo, su quell'obiettivo se è raggiunta la percentuale del 100%. Bene, quello che che voi avete visto adesso e che noi abbiamo esposto in maniera discorsiva con questi target, con queste card, target raggiunti e target in corso, vengono dettagliate all'interno di vere e proprie dashboard. In questa dashboard, che è quella appunto relativa al capitolo servizi, noi abbiamo deciso di esporre i dati relativi appunto al
al risultato atteso, agli indicatori presenti all'interno dei risultati attesi e ai relativi target, per cui voi vi trovate il risultato atteso, indicatore target del 2021, lo specifico perché appunto se andate adesso online trovate target 2020, quindi saranno dashboard completamente diverse. Quindi target 2021 con l'obiettivo appunto del target per quest'anno, l'effettivo monitoraggio, quindi quanto rispetto al target è stato raggiunto. Prendo l'esempio della prima riga che leggiamo qui, dove l'indicatore è il numero di PA che rilasciano software open source in Developers Italia, come obiettivo c'era 100 pubbliche amministrazioni, 69 sono quelle che effettivamente hanno rilasciato software open source in Developers Italia. Questo dato in questo caso è accompagnato da una fonte pubblica, per cui abbiamo inserito anche il campo fonte dove è possibile appunto con un link raggiungere, tramite link raggiungere la fonte del dato. E poi, sempre guardando questa dashboard, abbiamo il campo note, ovviamente la percentuale di avanzamento con questo grafico a barre che diciamo in maniera probabilmente più immediata rispetto ad altre rappresentazioni, ci fornisce in maniera rapida appunto la percentuale rispetto, in questo caso ovviamente, all'indicatore, al target dell'indicatore. In alcuni casi, come possiamo vedere la riga 3, abbiamo un dato che non è disponibile, non ci è stato fornito, dal momento che diciamo, qui troviamo la nota di accompagnamento, questo indicatore sarà alimentato direttamente attraverso gli avvisi PNRR e quindi attraverso la piattaforma PA Digitale 2026. In alcuni casi, come il caso successivo, fermo restando la stessa indicazione, quindi di un indicatore che sarà alimentato su PA Digitale 2026, però è stato possibile già a dicembre 2021 ottenere già un primo dato che ci ha permesso, per esempio, in questo caso di capire che si era arrivati almeno al 68% rispetto al target previsto. Questa dashboard sugli RA era già presente l'anno scorso. La novità invece di quest'anno, come vi abbiamo già accennato, è aver pensato di introdurre una dashboard anche relativa proprio allo stato di attuazione dell'unitazione. Il collega Stelio, proprio nell'intervento che mi ha preceduto, ha parlato di un documento che appunto è disponibile direttamente online e dove viene effettuata una vera e propria sì, excursus su quelle che sono lo stato delle linee d'azione, in cui si dà conto anche nel caso di linee d'azione che sono state per esempio concluse, si dà conto del fatto del risultato che quella linea d'azione per esempio ha portato, che l'attuazione di quella linea d'azione ha portato, o un eventuale output, o anzi preciso, perché in alcuni casi, come potete vedere già in questa rappresentazione del capitolo servizi, possiamo avere anche un risultato corredato, scusate, da un output. Per cui noi in questa parte di dashboard ci ritroveremo, e questo sarà comune, adesso lo vediamo perché facciamo un veloce excursus su tutte le sezioni del sito, quindi anche sugli altri layer. Ci ritroviamo appunto una sezione in cui abbiamo, in forma tabellare, abbiamo esposto le linee d'azione che prevedevano una conclusione nel 31 dicembre 2021. Quindi non troviamo tutte le linee d'azione, cosa che invece nel documento di cui parlava Stelio trovate. Quindi in quel caso trovate anche linee d'azione che sono state ripianificate, riformulate, che sono in corso. Allora, in questo caso invece noi abbiamo deciso di dare conto di quello che era effettivamente, diciamo, lo stato di attuazione delle linee d'azione, per cui, visto che abbiamo preso come momento di monitoraggio la fine dell'anno, quindi il dicembre 2021, abbiamo preso in considerazione quelle che entro quella data dovevano essere portate a conclusione. Ovviamente può succedere che non tutte giungano a conclusione, anzi quasi sempre così. In questo caso, appunto, in forma tabellare viene esposto anche il dato rispetto alle linee d'azione che sono state appunto ripianificate, quindi per cui si è pensato una nuova scadenza, o quelle che invece, diciamo, non si sono concluse entro la data prevista e che rimangono in corso. E ovviamente sulla parte destra della schermata diamo una rappresentazione in maniera grafica immediata sulla percentuale,
di attuazione delle linee d'azione effettivamente, da concludersi entro il 31 dicembre 2021. Di seguito, e in questi esempi che noi vedremo, trovate soltanto, alcune linee d'azione, quindi qui ne avremmo dovute avere 14, in realtà, ve ne mostro 4, ma poi ovviamente sul sito le trovate tutte. Per ciascuna di quelle che appunto effettivamente sono concluse, forniamo laddove presente, risultati e per l'appunto output, che solitamente consistono proprio in documenti che sono disponibili direttamente online. Capitolo dati. Allora, il capitolo dati, ripartiamo anche qui, quindi noi qui abbiamo appunto una questione, relativa. Inizialmente abbiamo detto appunto agli obiettivi. Quindi anche qui, nel caso del capitolo dati, se vi ricordate la schermata iniziale, quella in cui c'erano tutte le card e tutti i capitoli, il capitolo dati raggiunge al 100% tutti gli obiettivi. Tutti gli obiettivi e quindi tutti i target previsti dal DRA degli obiettivi. Per cui su questo possiamo andare anche abbastanza veloce perché appunto obiettivo 2.1, 2.2 e 2.3 in entrambi i casi abbiamo informazioni solo sulle card target raggiunti perché appunto non ci sono target in corso, talmente sono stati tutti raggiunti. La stessa informazione, ovviamente, come vi dicevo, viene resa anche sotto forma di dashboard e vi segnalo che appunto nelle colonne fonte e note sarà possibile di volta in volta trovare appunto eventuali approfondimenti su dove sono stati appunto rintracciati questi dati. Perché come diceva anche il collega Nicola, in precedenza in alcuni casi noi abbiamo proprio abbiamo acquisito il dato di monitoraggio attraverso checklist, in altri casi sono state accompagnate, alla checklist anche informazioni riguardanti proprio il caso di dati reperibili direttamente online su fonti che sono pubbliche. Stessa cosa che vi dicevo poc'anzi, appunto la rappresentazione anche dello stato di attuazione e di redazione, ovviamente anche per il capitolo dati. Questi colori che voi trovate sono i colori che ovviamente richiamano quello che era il modello. Anche in questo caso abbiamo una percentuale molto alta di attuazione delle linee d'azione per cui era prevista una conclusione al 31 dicembre 2021, siamo appunto al 91%. Piattaforme, un altro capitolo di quelli che ha raggiunto appunto il 100% di realizzazione degli obiettivi, sempre facciamo riferimento ovviamente agli RA del 2021. Quindi anche su questo, su questa schermata che mostra gli obiettivi, vado abbastanza veloce. Perché poi tutto il dettaglio, come al solito, l'avete proprio in questa schermata. Vedete dal fatto che in riga 3 non sono presenti i dati, si tratta appunto del fatto, che ancora il sito deve essere ulteriormente affinato e in alcuni casi magari si tratta di dati che noi abbiamo raccolto, che ci sono stati forniti, magari siamo stati anche informati di un aggiornamento e quindi siamo in alcuni casi, poi lo vedremo anche in altri capitoli, in attesa magari di avere il dato puntuale e soprattutto corretto. Ovviamente, nel momento in cui il sito andrà online, non ci saranno situazioni come questa di riga 3, perché a quel punto avremo esattamente, il dato o l'eventuale, confermeremo l'eventuale assenza laddove non dovesse esserci. In alcuni casi, ma questo già era una cosa che ricorreva già allo scorso anno, in alcuni casi l'indicatore contenuto negli RA degli obiettivi del capitolo può consistere in un'individuazione di una baseline. Lo vediamo per esempio per quanto riguarda la realizzazione del sistema di gestione di deleghe. Anche qui abbiamo messo un'individuazione di baseline. Il monitoraggio in questo momento contiene un 1 perché abbiamo ricevuto dei dati che stiamo rielaborando. Ovviamente, non ci sarà quel dato, ci sarà un'informazione più puntuale.
E poi ovviamente la solita appunto stato di attuazione e di redazione. Quindi come vedete le pagine si ripetono come diciamo struttura, hanno tutta la medesima struttura. E ovviamente può semplicemente esserci magari una qualche informazione in più, per esempio sul capitolo piattaforme, sicuramente forse la pagina è più lunga del sito, perché ovviamente c'erano molte linee d'azione, 21. Su cui appunto c'erano in molti casi un'esposizione anche abbastanza corposa dei risultati raggiunti attraverso la conclusione della linea d'azione e degli output. Su capitolo infrastrutture invece appunto era il capitolo che aveva la percentuale in questo momento più bassa. Dal momento che diciamo, uno dei target dell'obiettivo 4.3, e qui ritorno a sottolinearvi che non tutti gli obiettivi vengono esposti, perché laddove l'obiettivo non ha un target al 2021 non è stato monitorato. In questo caso l'obiettivo 4.3 è l'unico obiettivo del capitolo infrastrutture che aveva target al 2021. Però non è stato raggiunto ancora il target relativo all'aggiornamento dei servizi di connettività a banda ultralarga nel contratto SPC connettività, motivo per cui abbiamo una percentuale appunto che non supera il 50%, per cui diciamo, risulta in questo momento l'unico layer a non aver raggiunto almeno, diciamo, chiamiamola così, la sufficienza diciamo, in fase di monitoraggio. Per cui, come potete vedere anche in questa rappresentazione grafica, nel primo caso, nel primo indicatore del risultato atteso RA43A, si è raggiunto, scusate, il target. Nel secondo caso, invece, sappiamo che appunto le informazioni che ci sono state fornite riguardano ulteriori riunioni in cui AGID e gli altri soggetti coinvolti hanno elaborato dei documenti volti proprio diciamo, a raccogliere quelli che erano i requisiti delle pubbliche amministrazioni, e quindi diciamo, ancora l'obiettivo non è stato raggiunto perché non si è arrivati proprio alla definizione del modello, ma ci sono solo dei documenti, chiamiamoli preparatori. E per quanto riguarda le linee d'azione, anche qui questa forse è la percentuale diciamo, più bassa fra tutti i capitoli. Vabbè, perché ovviamente diciamo ci sono linee d'azione che appunto in questo caso erano solo tre linee d'azione di cui già una diciamo è andata oltre la scadenza prevista. Su il capitolo interoperabilità anche qui 100% dei target raggiunti. In questo caso appunto abbiamo esposto ovviamente sempre questa parte della dashboard, ovviamente la dashboard sulla parte dei risultati attesi, in entrambi i casi si è arrivati al 100% di avanzamento, anzi oltre anche il 100%, e entrambi i dati presentano una fonte pubblica. E qui, vabbè, qui la rappresentazione delle linee d'azione che nel caso del layer interoperabilità anche per le linee d'azione si è raggiunto il 100%. Quindi le linee d'azione concluse, che si dovevano concludere il 31 dicembre, si sono effettivamente concluse. E anche su sicurezza raggiungiamo il 100%, quindi anche su questo layer provo ad andare abbastanza veloce, nel momento che sono stati raggiunti i target previsti. Abbiamo riportato ovviamente nella dashboard i dati di dettaglio rispetto alle percentuali che si intendeva misurare attraverso appunto i target per il 2021. Ovviamente in alcuni casi in note troverete anche magari un dettaglio rispetto a quello che effettivamente, per esempio, nel primo caso è stato l'incremento rispetto alla baseline RTD, che era l'incremento, diciamo, rispetto al dato misurato nella precedente edizione del monitoraggio. E anche nel caso del capitolo sicurezza, anche qui si è raggiunto esattamente il 100%. Su governance si sconta invece il fatto che non è stato ancora raggiunto, o quantomeno diciamo, ci sono dei dati in revisione rispetto proprio all'incremento della percentuale di PMI e startup che partecipano agli appalti di innovazione.
motivo per cui diciamo su questo obiettivo, che però diciamo, potete notare è obiettivo 7.1, il capitolo governance e il capitolo 8. Questo l'ho preciso adesso perché effettivamente in precedenza non l'ho precisato. Nel caso del sito del monitoraggio, dentro ovviamente il layer governance, facciamo rientrare anche le leve per l'innovazione, che sarebbe il capitolo 7. Si tratta appunto di capitoli afferenti, comunque il capitolo afferente sempre a strumenti per la governance. Quindi diciamo, ritroverete qui sia obiettivi del capitolo 7 che obiettivi del capitolo 8. Infatti, se andiamo avanti, questo è sempre l'obiettivo 7.2, quindi un altro obiettivo del capitolo 7, delle leve per l'innovazione, e poi trovate per esempio anche l'obiettivo 8.1, che invece diciamo, è proprio un obiettivo diciamo, del capitolo di governance. Questa è sempre la rappresentazione grafica, si vede piccolissima, cercavo di rendere tutta la schermata, ma ovviamente diciamo, poi andando sul sito troverete tutto altamente leggibile, quindi diciamo, prendetelo solo come esempio, ma avete capito quello che è il meccanismo ovviamente che è identico a quello delle altre rappresentazioni in dashboard. E in questa schermata che è molto più leggibile invece abbiamo diciamo, la solita rappresentazione dello stato di attuazione e le linee d'azione. In questo caso, appunto, come vedete, è specificato sia per il capitolo leve per l'innovazione che per la governance. Concludo velocissimamente dicendo che all'interno del sito è presente un'area dati in cui è possibile scaricare i dati di monitoraggio in formato aperto, in formato JSON e CSV, e dove trovate obiettivo, risultato atteso, indicatore, target, monitoraggio, percentuale di avanzamento e percentuale di avanzamento da realizzare. E infine una sezione contatti in cui è possibile ovviamente diciamo, contattarci per eventuali diciamo, domande rispetto proprio al monitoraggio. Io ho concluso, quindi lascio la parola. Ok, grazie. Grazie Daniela. Allora ringrazio tutti i relatori che sono stati puntuali e quindi abbiamo giusto il tempo per rispondere ad alcune domande. Se si collega, ok, Stelio, anche Nicola e Federica, se riescono a collegarsi e per rispondere alle domande che trovate nel box domande. E ci vediamo dopo quindi. Per quanto riguarda la mia, fatta da Paola Sorci, è opportuno chiarire le responsabilità dell'RT nell'ambito dell'articolo 8 bis in attuazione del piano triennale. Mi perdonerà, ma passo la parola al mio collega Pagnotta Seria perché credo che le abbia anche già risposto nello scorso webinar. Sì, no, nel senso che ora non ricordo se era proprio esattamente lei ad aver fatto la domanda o qualcun altro. È chiaramente un tema rilevante, noi non siamo esperti in materia di vigilanza, quindi cioè, non vogliamo dire cose che non sono poi esattamente corrette o puntuali. Sicuramente è un'istanza che facciamo nostra nel momento in cui andremo ad aggiornare il nuovo piano triennale, nel senso che sicuramente in ottica propositiva possiamo sfruttare il piano triennale anche per fornire qualche elemento di chiarimento rispetto a questo aspetto, da un lato. Dall'altro, come detto, poi alla fine tutte le domande in evasi avranno delle risposte scritte, quindi magari facciamo dei passaggi interni con i referenti e con chi si occupa direttamente del tema e forniamo un chiarimento in questo modo. Non so se Federica vuole aggiungere qualcosa o se. Quello che dice Stelio è tutto vero, soprattutto in tema di vigilanza, diciamo le responsabilità, ci immaginiamo, pur non essendo un'attività di cui ci occupiamo direttamente, quindi che andrà declinata in base a quello che sarà l'oggetto stesso della vigilanza, cioè da vigilanza su cosa si concretizzerà nei casi specifici e quindi per ogni caso all'interno di quella che è la ripartizione di competenze e responsabilità della propria amministrazione, ci sarà la famosa responsabilità del dirigente.
Quindi questo al di là del ruolo di coordinamento che invece sicuramente l'RTD è chiamato a fare in generale quando si parla, la declinazione dei compiti dell'RTD sostanzialmente è quella di coordinare, no? Coordinare tutte le attività che hanno a che fare con la trasformazione digitale e l'innovazione all'interno della propria amministrazione, coerentemente con le indicazioni che arrivano dall'alto, quindi in questo caso anche per quanto riguarda l'attuazione del piano triennale stesso. In questo senso sicuramente non può non essere partecipe e uno sicuramente dei responsabili dell'attuazione, al di là, ripeto, di quelle che sono le responsabilità formali che all'interno di ciascuna amministrazione esistono. Allora, ho scorso velocemente le domande, ce n'è una sulla dashboard che lascio a Daniela, mentre io mi concentro su questa domanda di Claudio Salimbeni. Gli indicatori e le misurazioni qualitative del monitoraggio tendono a dare lo stato di attuazione del piano triennale AGID. Cosa consigliate di fare per la misurazione dello stato di attuazione dei piani triennali delle PAL? Benissimo, questa è una domanda molto importante e che è l'anello di congiunzione tra due degli argomenti di questo ciclo di webinar, il format e il monitoraggio. Infatti, per chi di voi ha partecipato al primo incontro di presentazione e di illustrazione del lavoro fatto per definire uno strumento. Questo è il format PT, uno strumento a supporto delle amministrazioni per l'elaborazione del proprio piano. Sa che nel piano vengono date delle indicazioni di massima su quelli che devono, nel format vengono date delle indicazioni di massima su quello che deve essere, potrebbe essere il sistema di indicatori del monitoraggio. Sicuramente, ora qui bisognerebbe scendere un po' nel dettaglio, se parliamo lato misurazione dei risultati o lato un monitoraggio di realizzazione. Allora, per questo secondo, chiaramente il consiglio è quello di prevedere delle roadmap simili a quelle del piano triennale AGID, che chiaramente una parte è già definita anche per le PAL all'interno del piano triennale AGID, ma manca il complemento 1 di quello che poi ciascuna amministrazione deve mettere in campo, chi fa cosa, per raggiungere e per dei risultati che siano coerenti con le roadmap declinate nel piano triennale AGID e anche con i propri obiettivi che a sua volta devono essere obiettivi coerenti con quelli declinati all'interno del piano triennale AGID. Per quanto riguarda, quindi questo in linea di massima è il consiglio che vi possiamo dare, è la cosa probabilmente più facile da fare. Per quanto riguarda il monitoraggio dei risultati e quindi l'individuazione di target, e qui è quello che abbiamo cercato di fare anche noi, anche se non sempre è stato possibile individuare degli indicatori quantitativi. Perché diciamo, sullo stato dell'attuazione, sull'adempimento è difficile individuare dei target quantitativi e quindi si ricorre al sì, no, on, off, ma per quanto riguarda l'individuazione di target e di indicatori di risultato, è consigliabile trovare che abbiano le caratteristiche, mi raccomando, soprattutto di misurabilità e sostenibilità che abbiamo detto prima, degli indicatori quantitativi. Che in parte possono anche, se nel caso utili, essere mutuati da quelli presenti all'interno di ciascun capitolo del piano triennale o comunque a cui potrebbero, come dire, dare ispirazione, essere collegabili. Prego, Dani. Dire velocemente a Simone Giadresco intanto che sì, i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2021. Ovviamente li trovate anche sul sito www.fascicolosanitario.gov.it. Per quanto riguarda invece quanto ci ha scritto Alexander P,
Prendiamo in considerazione quello che lui ha segnalato, sicuramente non è una cosa non nota, al momento era lo strumento che in questo momento, diciamo, quindi al vaglio di altre possibilità, era quello che ci permetteva di esporre intanto questi dati, per cui diciamo, posso già anticipare che si sta lavorando per un altro strumento, però siamo in questo momento in una fase in cui, diciamo, di transizione dal vecchio strumento al nuovo, per cui si appoggeranno questi dati e poi diciamo, ovviamente si andrà su un altro strumento che tiene conto di quanto segnalato appunto da Alexander, tra l'altro. Ok, allora siamo arrivati al termine di questo incontro, giusto alle 13:30. Quindi ringrazio veramente tanto i relatori, Grazie a Manuela voi. Romano, Nicola Viglianti, Stelio Pagnotta e Federica Ciampa, per la puntualità con cui hanno risposto a tutte le vostre domande. 2 minuti solo per ricordarvi, no, molto meno, molto meno, per ricordarvi che il prossimo appuntamento è per martedì 26 aprile, quindi dopo le festività pasquali, sempre dalle 12 alle 13:30, per l'ultimo appuntamento di questo ciclo di webinar che avrà come tema la spesa ST della PA, sintesi del quadro complessivo e focus sulla spesa ST in sanità. Quindi ringrazio voi partecipanti che ci seguite sempre numerosi, i relatori di oggi e le colleghe che si sono occupate della parte tecnica. Ci vediamo quindi martedì 26 aprile. Buon weekend a Grazie, tutti. arrivederci, grazie a tutti. Arrivederci.